Prima immagine, contesto. Giappone. In un momento non meglio definito dopo la rivoluzione, avvenne un singolare incontro. Poco distanti da un dojo, un uomo inquiete dai tratti evidentemente non nipponici si imbatté forse non casualmente con un viandante in cerca della felicità. Atto primo, il brindisi. Il viandante con del vino nota l'uomo in contemplazione ed incuriositosi ed ammaliato dalla sua pace, gli si avvicina e gli sussurra quasi intimorito: «Cosa stai facendo, buon uomo?» L'uomo, restando con gli occhi chiusi, gli risponde pacato: «Sto agendo, da fermo». Vista ed udita la dolcezza usata nel rispondergli, il viandante prende coraggio e con voce più determinata, ma pur sempre reverenziale, continua: «Se ricordo bene, si chiama Wu Wei. Non credo però di averlo mai compreso. Comunque sembri felice, sai. Anche io voglio la felicità». «Come ti chiami, giovane amico mio?» «Dante». E così l'uomo in pace aprì gli occhi, fissò il viandante in cerca della felicità per qualche istante e poi disse: «E sia, Dante, avvicinati. Vedo che porti con te del vino. Facciamo un simposio ed alla fine ti prometto saprai come ottenere ciò che hai detto di volere. Vuoi bere con me?» «Sì, beviamo assieme. Versiamoci il giusto quantitativo però, poiché ciò che affronteremo è tanto semplice da comprendere quanto arduo da praticare. E dobbiamo pur sempre restare lucidi in questo viaggio». E così Dante versò del vino allo sconosciuto innanzi a lui. «Ed allora in vino veritas!» «E sia!» «A proposito, sconosciuto amico, qual è il tuo nome?» «Tu chiamami allievo». «Bene, allievo, allora tu mi sarai maestro fino a che non avrai assolto alla tua promessa». «E sia, ma ricorda, Dante, nessuno è il maestro, siamo tutti studenti e difatti imparando si potrà poi insegnare ed insegnando si torna ancora una volta ad imparare e la spirale virtuosa della sapienza prende forma». Atto secondo, il dono. Meme. L'altruismo aiuta a ritrovare la via. «Bene, iniziamo. Perché tu possa ambire alla felicità, tu dovrai osare sempre». «Memento, audere semper, giusto?» «Perfetto. Perciò ad ogni parola che udirai, rammenta di che sostanza è la tua semenza, poiché tu, come me, non sei stato creato per essere oscuro, piuttosto per dissetarti dalla fonte della luminosa conoscenza che conduce alla verità». «Ergo della libertà». «Giusta osservazione, Dante. La verità conduce sempre alla libertà». «E allora, dimmi, maestro, come posso iniziare a conoscere?» «Resta curioso per cominciare ed impara a riconoscere il momento opportuno in ogni cosa». «Cogliere l'attimo fuggente, quindi carpe diem». «Sì, certo». «Così facendo creerò una mentalità vincente, è corretto?» «Come contraddirti, giovane amico mio? Hai appena iniziato ad imparare e sei già pronto ad insegnare. Bene, Dante, giusta deduzione». «Merito della tua intelligenza pratica, maestro. Sei capace di trovare la giusta soluzione ad ogni problema». «Tu sei il problema e tu sei la soluzione». «Capisco. Comunque qualcuno prima di noi la chiamava Metis. Era in verità la prima moglie di Zeus, anch'ella una dea». «Piuttosto semplicemente una donna. Vedi, noi uomini possediamo questa virtù, ma dobbiamo coltivarla con la curiosità, appunto. La donna invece ne ha in abbondanza dalla natura». «La donna avrà anche Metis in abbondanza, ma è pur sempre nata da una mia costola».
Non credere a tutto ciò che hai letto, giammai la verità si appalesa. Bisogna piuttosto che tu la cerchi. Indaga. Spesso la troverai celata abilmente dal tuo ego. L'egoismo è la prigione da cui evadere senza indugio, Dante. Cosa mi stai dicendo, maestro, che sono stato ingannato? Perché se è così, io potrei perdere il lume della ragione e sarei capace di tutto per vendicarmi. Calma, giovane uomo, e sforzati di tradire quella parte della tua natura che ostacola la ricerca della tua stessa felicità. Doma il mostro che altri chiamarono chimera, che affoghi nella tua pazienza. Quest'ultima, sì, è la vera virtù del forte, ed inoltre rammenta sempre il verbo più della spada. Ebbene sia, maestro, ascolterò la tua voce che cerca di donarmi pace, ma faccio difficoltà, non lo nego. Prendi in dono questa forchetta ed usala ogni volta che vorrai ritrovare l'equilibrio perduto. Ma maestro, una forchetta, io uso le bacchette. Non soffermarti mai alle apparenze. Essa è molto di più di quello che pensi. Usala e ti donerà autocontrollo. Ti eleverà, poiché è frutto dell'ingegno umano e non in ultimo ti rinvigorirà la pazienza che è la più grande virtù del forte. Stai iniziando a comprendere, giovane Dante. Prendi la brocca e versane ancora. Su, il cammino è ancora lungo ed impervio. E così Dante fece. Atto terzo, armonia. Maestro, quindi la felicità ha a che fare con l'autocontrollo, o con la pazienza, o con la curiosità, o con la conoscenza, o con l'altruismo? Ma non capisco, sono confuso. Prima invece che eri sicuro di te, non eri però infelice? Ho capito. Dante, dovrai svuotare il tuo cervello prima. Sii empio di certezze per poterti colmare. Lascia andare i tuoi credo e convinzioni e senza timore naviga speranzoso nel mare aperto e sconfinato della conoscenza. Non la paura a governare il timone, ma il coraggio della speranza. Qualcuno prima di te un giorno disse: l'unica cosa che so è di... Non sapere! Conosco Socrate! Vedi, mio caro amico, immagina che la felicità sia come una soave melodia. Ciò che la rende così speciale è l'armonia tra le note e gli strumenti che la producono. Sii come un accordo simbiotico e sinergico fra tutte le virtù da te prima citate. In effetti la musica mi rende felice, ma poi quando cessa, la felicità svanisce con essa. Potrebbe voler dire che la felicità esiste ma non perdura? Questo accade perché tu ascolti la musica, ma non ne sei parte. Devi smettere di essere lo spettatore al concerto, sì il musicista, o meglio ancora, lo strumento. Solo così dunque sarai capace di generare felicità, ma solo se resti in accordo con te stesso e con il resto. E a quale strumento dovrei ambire di somigliare, maestro? Qualunque, purché ben accordato e capace di raggiungere le note più alte e quelle più gravi, così da sapersi trovare in armonia con il resto. Tutti potranno così suonare con te in ogni momento ed in ogni luogo, e come un camaleonte culturale e generazionale ti confonderai con il tutto. Il violoncello, ne sono certo, farà il mio caso allora. Un tempo, maestro, lo udii miscelarsi con un violino e subito dopo con un contrabbasso e, giuro, non lo distinguevo. Bene, ed adesso, violoncello, tendi le tue corde. Troverai la nota del desiderio fra quelle più alte ed il dolore fra quelle più basse. Il dolore, certo, lo capisco, ma il desiderio, maestro, che ha a che fare con la mia infelicità e di contro con la mia felicità? Adesso te lo mostro, ma non prima di un altro sorso. E Dante versò ancora. Atto quarto, il dualismo. Il desiderio ed il dolore non sono solo due parole chiave.
che sempre dovresti ricercare in un confronto animico per migliorarti, ma rappresentano le tue colonne su cui si edifica il dualismo della nostra intera esistenza. Se non lavori per annichilire tale dualismo, nulla sarà felicità per te e nessuno potrà darti felicità. Sono franco quando ti dico che fatico adesso a seguirti, maestro. Ed è un bene che tu fatichi, poiché solo gli agoni sono meritevoli della libertà, dunque della vittoria finale. Solo quest'ultimi riceveranno quella corona d'alloro perpetua sul capo, perché tramite l'estenuante sacrificio i loro cuori eroici ed epici nel ricercar la conoscenza non si arrogheranno il diritto di star sulla vetta, eppure proprio lì siederanno per sempre campioni di felicità. E allora, maestro, sono pronto al sacrificio e vincere sul dualismo, ma come fare? Insegnami. Per prima cosa devi comprendere ed accettare che è stato il tuo desiderio che ti ha portato qui, da me, infelice, per cui il caso non esiste, amico mio. In che senso, maestro? Vedi, il desiderio di nascere dal grembo materno ha generato in te per la prima volta il dolore, inspirando per la prima volta aria fredda hai sofferto, empiendo i tuoi polmoni caldi ed acquattarti nella culla amniotica. Ecco, da questo preciso momento in avanti, tu sei sempre stato assoggettato al dualismo e ciò ti ha impedito di essere davvero felice, amico mio. In effetti, se medito profondamente su quello che ho appena imparato, mi accorgo che desiderato un oggetto me ne dispiaccio quando esso si rovina o lo smarrisco, ma anche quando desidero una emozione gioiosa, quando svanisce provo dolore e persino una persona cara e tanto bramata una volta perduta mi fa male. Maestro, se non desidero non soffrirò. Attento, Dante. Come in ogni cosa, anche qui devi trovare l'equilibrio. In medio stat virtus, dunque. Esatto. Vedi, desiderare di non desiderare equivale a desiderare, dunque è dolore. Sì, piuttosto forma informe. Come l'acqua, maestro. Benissimo. L'acqua trova sempre il suo livello, si adatta ad ogni recipiente, ma non diventa mai il recipiente. Si trasforma in vapore o solidifica continuando ad esistere e restando sempre in equilibrio con il tutto. Sii acqua, amico mio. Be water, my friend. Atto quinto. Una promessa è una promessa. Maestro, poc'anzi però mi hai solertemente detto di non credere a tutto ciò che ho letto. Ed allora, di grazia, perché dovrei credere a tutto ciò che mi stai dicendo? Per prima cosa, credere è nemico di conoscere. Ergo, pertanto, potrei averti solo ingannato ed astutamente derubato del tuo buon vino, se è questo quello che ti suggerisce il tuo cuore. No, maestro, non lo hai fatto. Vedi, Dante, il cuore, a differenza del cervello, ti sussurrerà sempre ciò che è giusto e ciò che non lo è. Molti hanno dato diversi nomi nel tempo alla voce del cuore. La voce della coscienza, ad esempio, è uno di questi, ma c'è poco da fare. Quella voce che il cuore ti bispiglia è la voce interiore connessa con la verità delle cose. Ascoltala, Dante. Troppa mente, mente, vero? Sì. Ma la mia educazione, allora? La prima, a cui successivamente poi tutte si ispirano, fu chiamata Paideia ed educava la mente ed il corpo, ma soprattutto stimolava lo spirito a ricercare la felicità. Ma non con tutti ha funzionato, evidentemente. Dunque, attraverso anche la disciplina si ottiene la felicità. Ed il rispetto per il prossimo e per il tutto. Maestro, la brocca è quasi vuota, ma questo ultimo brindisi lo dedico a te e al tempo trascorso assieme. Brindo a te. Grazie per aver mantenuto la promessa e per avermi iniziato alla felicità. Ed io brindo a te, mio giovane, speranzoso e curioso agone, che tu possa restare umilmente ambizioso nel trovare la felicità, così da ritornare libero e sano. E ricorda, giovane uomo, si possono commettere solo due errori nel ricercare la felicità. Il primo
è non iniziare ed il secondo è non raggiungerla. A te ne resta solo uno. Dimmi dunque, come riuscirai a trovarla? Maestro, io voglio la felicità, ma non sarò egoista e non desidererò. Allora e solo allora troverò la felicità. Hai assistito al In Simposio con Dante, processo che condusse un uomo infelice alla felicità. Note e curiosità. Allievo, l'uomo che meditava era il Buddha reincarnatosi. Dante, il cui nome gli fu omaggio dei suoi genitori ammirati dalle letture che fecero sul sommo poeta, era un giovane borghese giapponese che studiò all'università imperiale. Per tale motivo era a conoscenza di Socrate, delle locuzioni latine e del cristianesimo. Dante immediatamente riconosce lo smisurato valore di chi ha dinanzi a dimostrazione della grandiosità dell'uomo in stasi. Discutendo di creare la mentalità vincente, l'immagine alata che appare è quella di Kairos. La musica ascoltata in sottofondo durante la scelta di Dante in quale strumento divenire è di Vivaldi. Il vero dono non è la forchetta, ma l'altruismo che Allievo insegna a Dante. Il Buddha sceglie il nome Allievo per testimoniare l'immensa umiltà che occorre per ricercare prima e trovare poi la felicità. E resta curiosa la contrapposizione con l'appellativo dato da Dante, ossia maestro, che non fa altro che esaltare simbolicamente il primo passo da compiere ed il secondo ed ultimo per trovare la felicità. Quando si nomina la via, ci si riferisce al Tao per riscoprire la felicità. Iron Max.